E bella a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video, sono il vostro mister ed oggi ragazzi ci ritroviamo qua con la nostra carriera allenatore con il Brescia. C'ero quasi riuscito questa settimana ad organizzarmi per portarvi ogni giorno un video e invece non ce l'ho fatta ragazzi ieri a registrare, perciò avevo saltato il video domenica e appunto domenica era ieri, sto registrando il video di lunedì così ve lo carico domani di martedì per farvi rendere conto del mio calendario registratorio. Quindi, match contro l'Hoffenheim, andata dei sedicesimi di Europa League. Oh, è stato anche piuttosto rapido il caricamento, molto più del solito, ma le vanno bene così. Questa sarà la nostra formazione per il match e andiamo. E dunque raga, eccoci qua dal Regamonte di Brescia per l'incontro di UEFA Europa League tra il nostro Brescia e ovviamente l'Hoffenheim, partita di andata dei sedicesimi di Coppa. A mio avviso i favoriti per questo match siamo senza dubbio noi, però comunque sia non bisogna sottovalutare l'Hoffenheim che, non sapendo esattamente la formazione che andrà a schierarci, comunque sia di base parte con un'ottima. Che cazzo ci fa Jamie Vardy all'Hoffenheim? Ok raga, dovremmo impegnarci abbastanza, mi sa, sì. Haaland al limite, Geiger, viene chiuso ancora Haaland e trova il gol del vantaggio per l'Hoffenheim. Erling Braut Haaland, il bomber ex Red Bull Salzburg. Senti là ragazzi, sono diventato tedesco o austriaco più che italiano. No, comunque a parte le cazzate, abbiamo preso un gol veramente di merda e niente, sono stati mo molto fortunati. Hanno avuto veramente molta fortuna. Geiser, come cazzo si chiama, ha tenuto palla, non sa nemmeno lui come. Oh, Esposito tocca ancora da Tonali. Sempre Esposito, prova ad avanzare. Bastianino, la grande risposta. Posuelo controlla, trova Tonali. Tonali prova a piazzare il destro. Baumann ancora non riesce a scambiare. C'è Tonali. Tonali torna da Esposito. Ancora Moise Kean contro Adam Zizioun, lo salta Moise, il gol del pareggio. Moise Kean, Brescia 1, Hoffenheim 1. Ma che cazzo di gente c'ha ragazzi? L'Hoffenheim in squadra. Come cazzo si chiama questo? No, vi giuro, voglio leggere per bene il suo nome. Fermi. Come cazzo? Io c'ho da capire, peccato dove li trovino. Adam Znuchu. Ma chi cazzo è? Vai Nick, vai Nicolas Spalek. Prova il filtrante, ottimo per Esposito. Esposito contro Oliver Baumann. Sebastiano Esposito, Brescia 2, Hoffenheim 1, rimonta completata al 42esimo minuto di gioco con Bastianino Esposito. La difesa dell'Hoffenheim non si aspettava questo filtrante alto di Spalek per il nostro bomber, che da lì riesce a finalizzare alla perfezione e quindi passiamo in vantaggio a fine primo tempo. Apri per Hernandez, passaggio pessimo, ma la tiene ancora, ma stavolta è passato! E poi Baumann ad interrompere i sogni di Hernandez. Nahita Hernandez, Esposito, ancora Moise, passa, incrocia e c'è sempre Baumann. Tienila, tienila, aspetta e aspetta. Nahita Hernandez, è passato Nahita Hernandez. Ma ragazzi, non è credibile, ma quanto cazzo è forte Baumann? Tonali dalla bandierina, prova il cross, Esposito ancora lì, vai Sandrino, la rimette, Sandrino sul secondo palo, colpo di testa! Florian Ayew! 3-1, appena entrato Florian per dare fiato al nostro Moise Kean e subito trova il gol della messa in cassaforte, mettiamola così, perché ormai 3-1 al 91esimo, direi che il match sia nelle nostre mani. Bravissimo, grande stacco ragazzi di Aie. Veramente tanta, tanta, tantissima roba. Buono. Cerca Esposito. Passa Aie. Mamma mia, mamma mia, mamma mia ragazzi. 4-1, la doppietta in 4 minuti al 90esimo di Florian Aie, che a questo punto ragazzi praticamente ci regala già con anticipo la qualificazione. Ora non esageriamo, però insomma 4-1 è sempre un 4-1. E dunque finisce qua la partita, Brescia 4, Hoffenheim 1. Buona la prima ai sedicesimi e va bene così. Abbiamo saputo far fruttare il cambio, raga, meglio di così.
No, non montarti la testa, non montarti la testa. Ci stanno sempre sul pezzo, ti voglio, sempre carico, pronto ad entrare. Ok, quindi adesso Brescia-Torino, un altro avversario importante, importantissimo, raga, anzi, altro che storie. Sono almeno due di noi in classifica. No, no, questa è una partita in cui dovremmo dare veramente il 100%. Quindi, magliette, vanno bene così. Questa sarà la nostra formazione per l'occasione e andiamo alla partita. Dunque, siamo sempre qua dal nostro Rigamonti di Brescia, però stavolta per una partita veramente molto importante di campionato, perché appunto andremo ad affrontare il Torino, squadra che attualmente si trova nella posizione inferiore alla nostra in classifica. Noi siamo quarti, loro quinti, però il distacco è solamente di 2 punti, quindi diventa veramente decisiva questa sfida. In caso di nostra vittoria andremo ad un margine piuttosto importante, caso di pareggio tutto resterebbe invariato, in caso di sconfitta andrebbero avanti loro ed è una cosa che non dobbiamo permetterci. Perciò, raga, massimo impegno, massima concentrazione, massima resa da parte di tutti i nostri bomberoni e andiamo a spaccare il mondo. Torna sempre dal Ciala. Spazio per il tiro! Stavolta non c'entra la porta. C'è Tonali, nuovamente Çalhanoğlu col mancino. E si vede che questo non è il suo piede, invece. E allora Iedlin in velocità, entra ancora in area, nel mezzo, non puoi sbagliare stavolta, invece c'è Sirigu. Per Candellone, Candellone se ne va, la tiene Candellone! Sull'esterno della rete pensavo fosse entrata, perché sempre non c'è spazio. E allora sfruttiamo ancora Romario, è sempre il solito Iedlin, il cross, Çalhanoğlu! Eccolo là, lo schema perfetto, palla larga per DeAndre Yedlin, che la rimette nel mezzo. E poi stavolta non Moise Kean, ma Hakan Çalhanoğlu spuca sul primo palo per insaccarla alle spalle di Salvatore Sirigu. Gran destro di Çalhanoğlu, è stato anche deviato lì per lì, non mi sembrava. Comunque va bene così, è entrata e ci va bene, 1-0. E Moise Kean passa ancora Hakan Çalhanoğlu. Vai Ciala, filtra Moise, controllo, tiro! Mamma mia! Mamma mia, Moise Kean! Che cosa ha fatto? Brescia 2, Torino 0. Una vera missilata di Moise Kean. Comunque, raga, è così, eh. Noi oggi facciamo il primo gol e dopo 2 o 3 minuti ne facciamo un altro. Vabbè, giusto. Ma ha tirato veramente forte, ragazzi. Boia, ma poi bello teso. Sparato lassù nel 7. Sigu ci ha provato anche a mettere le mani, ma forse ha fatto bene a scansarle, perché mi sa che le avrebbe staccate via. Bene, grande Moise, 2-0. Moise, se ne va Moise. Torna da Tonali, la tiene Sandrino. Sirigu con un colpo di reni incredibile. Takumi, Moise che è dal limite, la deviazione, la traversa e poi Hakan Çalhanoğlu in fuorigioco. Che bordello. Saltaparolo, Hakan attacca, Hakan passa, Hakan ancora, Çalhanoğlu tocca, Nandes, il palo. Raga, ci hanno fatto un regalo. Hanno steso proprio Çalhanoğlu e quindi, vabbè, già di suo l'avrebbe tirata lui. A questo punto la va decisamente a tirare lui. Proverà ancora su punizione. Vabbè, è una sicurezza, ragazzi. Cioè, ho detto, per Çalhanoğlu le punizioni sono come dei calci di rigore. E niente, Brescia 3, Torino 0. A questo punto direi che sia un'altra partita di quelle messe in cassaforte. Al 70° minuto, 3-0. A mio avviso, anche per quello che si è visto, è un punteggio più che irrecuperabile per questo povero toro. Grande Hakan, doppietta per lui. Candellone, Candellone per Parigini. Ancora a sfiorare la rete dalla parte esterna. E finisce qua la partita, Brescia 3, Torino 0, vittoria veramente strameritata da parte della nostra squadra. Io credo, ragazzi, che abbiano fatto 2 tiri quelli del Torino e nemmeno in porta. Cioè, li abbiamo veramente massacrati. Adesso abbiamo il ritorno dei sedicesimi di Europa League, ma ragazzi, mi sento sinceramente tranquillo. Lo andiamo a simulare, ci giochiamo poi dopo il match contro l'Atalanta. Ho già preparato la formazione, diciamo, di riserva. Ah, no, no, ma che mi rompere coglione, assistente. Deve sempre romper cazzo con sta cosa del capitano. Non mi devi rompere la minchia. Allora, la formazione, questa qua, Cerofolini, Bellanova, Gravillon, Sacco, Pellegrini, Spalak, Riccardi, Nandes, Tavares, Aie, Esposito. Teoricamente, insomma,
diverse riserve, ma neanche troppo grave. A posto, ragazzi. Abbiamo perso 2-1, ma quindi il turno l'abbiamo passato noi. Ancora in gol Bastianino Esposito. Doppietta per Gylfi Sigurdsson dalla loro parte. Ma per noi non è affatto un problema, perché con il 4-1 dell'andata, agli ottavi di finale ci andiamo noi. E dunque, adesso testa all'Atalanta. Un'altra partita non semplice, assolutamente. Contro l'Atalanta siamo andati a tratti bene, a tratti abbiamo avuto diverse difficoltà. No, ti darò una possibilità, ci penserò, vabbè certo, ma giocherà anzi proprio Gollini e te ci penserò, vediamo, ci stanno, non lo so come sono messi gli altri. Allora, mettiamo la formazione normale e dunque andiamo alla partita. Allora, magliette... No, non ci si vede un cazzo, raga, prendiamo quella bianca, va. L'unico cambio tra i nostri titolari e dunque andiamo alla partita. Ed eccoci qua dal Gevis Stadium. Non lo so, ragazzi, io giuro ancora non ho capito com'è la pronuncia di sto cazzo di stadio. Siamo qua per Atalanta-Brescia, il derby più agguerrito di sempre. No, più di sempre no, ragazzi. Insomma, l'abbiamo vissuti di peggiori, di derby, soprattutto la scorsa stagione. È stato molto molto intenso. Stavolta sicuramente... Oddio, ma chi è quello gnomo? È un folletto, non un elfo. Che cazzo è? Oioi, raga, mamma mia. Vabbè, comunque, sicuramente ci arriviamo meglio noi di loro. Però, appunto, il derby, bisogna sempre stare attenti. Massima concentrazione e massima ferocia. E andiamo. Vai, Taku! Vai, Taku! Vai, Taku! Madonna! È calato tantissimo di intensità il nostro bomber giapponese. No, vabbè ragazzi, calcio di rigore per l'Atalanta, fallo di Hakimi su Piatti, ma veramente una roba da ergastolo, cioè ragazzi, aveva crossato 70 mesi prima, gli è andata addosso. Vabbè, però, giustamente l'ha atterrato, l'ha preso pieno, dunque parte subito Malinowski, oioi, oioi Malinowski, oioi, ancora Pessina. Pessina se ne va, attenzione al tocco per Malinowski, e oioi Malinowski, oioi, lo dico bene stavolta. Passa in vantaggio l'Atalanta con appunto il gol di Ruslan Malinowski al 20° minuto di gioco. Azione insistita da parte dei bergamaschi che riescono appunto a farsi spazio dalla nostra difesa. Molto bravo ragazzi Pessina, qua ha smarcato veramente in modo incredibile il centrocampista ucraino e dunque siamo sotto. Se ne va Pessina. Il tocco per Muriel. 2-0 dell'Atalanta. Raddoppiano i padroni di casa e noi non lo so, ragazzi, non stiamo correndo, non ci stiamo mettendo la voglia. Mi sembra a me, veramente i nostri sembrano proprio sfavati. Non lo so, speriamo che questo gol l'abbia fatto bene. Magari si svegliano un po', perché non ci siamo per niente. Il cross! Oio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 
e manda Khan. Vai, vai, vai. Non mollare, incrocia a Khan Çalhanoğlu. Sempre lui. Riapre il match. Atalanta 2, Brescia 1. Non è buttato via niente. Al 43esimo abbiamo tutto il secondo tempo da giocarci. Atalanta, raga, col gol di Çalhanoğlu mi è tornato in mente l'ultimo Atalanta-Brescia o Brescia-Atalanta, quello che abbiamo vinto 4-3 con calcio di punizione di Çalhanoğlu all'ultimo secondo. Ancora Tonali, vai Sandrino! Non ci credo, peccato. Bravo Tonalone, il più veloce di tutti, DeAndre Yedlin. Vai, non mollare, non mollare, non mollare. Rientra sui suoi passi. Khan nel mezzo! Moise Khan! Atalanta 2, Brescia 2! E la pareggiamo! Vamos, raga! 55esimo minuto di gioco! Grandissimo contropiede della nostra squadra che... Oddio, qui si è rotto tre legamenti e la rotula per fare questo tiro. Moise Khan, ma va bene così. Del romper Muriel. Muriel filtrante, Malinovskyi! Ma non è possibile! Non è possibile! Cazzo! Tornano avanti i padroni di casa, sempre con Ruslan Malinovskyi, vero mattatore di questo match.
Gran gol, raga, qua è stato molto bravo. Niente da dire, tutto da rifare ancora. Per Spalek, subito il lancio per Moise Kean. Vai Bomber, apri il piattone, il palo. Non ci credo, non ci credo, cazzo, merda. E parte Sandrino, vai Sandrino, vai Sandrino. Manda Moise Kean, è passato, il tocco ancora. Tonali, non ci credo, Berisha ancora. Va il lancio per Moise Kean, pallone perfetto, Moise. Passa, incrocia il mancino. Vabbè, Berisha mi ha cagato il cazzo per ora, eh. Romero, Romero a Tonali. Tonali la tiene ancora. C'è Moise contro Caleta Carr. La tiene, passa, Tonali. Sandrino, Berisha sempre. In a Tonaligno, il cross. Moise, passa. No, 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 no. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo stai dicendo? Ma guarda questo disgraziato. Ma non ci credo. Malinowski per Gosens. La perde da Yedlin. La se la allunga da Spalek. Spalek ancora per Yedlin. Vai, vai. Siamo 19 contro 2. C'è Hernandez. Dall'altra parte Minamino. Takumi la sposta. E vamos! Takumi Minamino! Il pareggio al 93esimo. Non ci credevo nemmeno io, ragazzi. A dir vero, mi sembrava l'avesse tirata fuori. Stavo per spararli in testa. Meno male, vi giuro, raga, Madonna. Fatto fatica. Ho fatto quasi fatica. Porca maiala. 3-3, incredibile. Non sarà il risultato che avremmo ambito ad ottenere. Però, comunque, un pareggio nel derby è sempre un pareggio nel derby. Un punto importante conquistato contro una squadra molto molto forte, molto ostica per noi. Va bene così. All'atto pratico non è che ce lo meritiamo il pareggio. Loro hanno fatto 5 tiri, noi ne abbiamo fatti 15. Però ci sta, ragazzi, bisogna anche saperli buttare in porta quei 15 tiri. Quindi va bene così, va bene così. Allora, chat e la Madonna che è? La chat che mi ha concesso significano molto per me. Apprezzo il tuo impegno, molto bravo, grande Flori. Poi Gollini, sei d'esempio per tutti, grande Bomber, anche se ne ha presi tre. Ci stanone? Resta coi piedi per terra. Bene, allora, ci siamo, raga. Siamo arrivati a fine episodio e vabbè, gli allenamenti facciamo la prossima volta. Guardiamo la classifica, siamo sempre quarti. Purtroppo ha riaccorciato il Torino. Adesso sono a meno 3 e abbiamo perso, tra virgolette, la Roma e l'Inter, che adesso sono a più 3. Però comunque siamo sempre lì, non è perso niente, cioè alla fine siamo sempre in quella zona e ci va bene così. Tanto ormai, ragazzi, la Juve è imprendibile, cioè non possiamo nemmeno sperare di puntare alla Juventus. Noi dobbiamo fare il nostro e basta. Quindi va bene così, benissimo, anzi direi in campionato. Marcatori, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Moise Kean in lotta con Cristiano Ronaldo a 23 gol, Calhanoglu a 15. Quanti cazzo di gol abbiamo fatto in campionato finora? 63. Porca maiala. Soltanto la Juventus ne ha fatti di più di noi. Il problema, ragazzi, è che noi ne abbiamo presi 38. Beh, in realtà 38 non so neanche troppi, eh. Cioè, nel senso, ne abbiamo fatti 8 in più dell'Inter, ne abbiamo presi 9 in più. E infatti siamo 3 punti sotto. Cioè, alla fine, differenza reti meno 1. Torna, torna, ci sta. Allora, volevo vedere anche il tabellone d'Europa League. Sono uscito troppo presto da qua. Vediamo chi c'è uscito. Cazzo. Insomma, Leone è proprio facile un ne. Proprio facile un ne, ragazzi, il Leone. Perché, allora, Napoli e United sono superiori al Leone, secondo me. Il Benfica no, il Milan non lo so. Sporting Bordeaux, ma che cazzo è? L'Arsenal, meno male l'abbiamo scansato. Il Lille era fattibilissimo. Porto Villarreal, anche loro. Monaco Everton, anche loro. PSV Siviglia, PSV tranquillamente. Il Siviglia non lo so. Vabbè, insomma, non c'è capitata di certo la più scarsa, però va bene, insomma, neanche la più forte. Quindi, prossimi match avremo Parma, Lione e lo scontro atomico contro l'Inter. Buono, raga, tantissima roba. Tre partite anche queste molto importanti. Col Parma da vincere. Ma in realtà sono tutte da vincere, ognuna per motivi diversi. E quindi per oggi chiudiamo qua. Spero vi sia piaciuto l'episodio. Così mi raccomando, come sempre, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video con un bel commento.
Adesso va a finire la weekend, anche se è lunedì, lo so ragazzi, però l'hanno prolungata. E a domani con un nuovo video. Buona!